Altra clip a Santomenna, in provincia di Salerno, per farvi vedere le cronache della seconda prova campionato campano FMI, motoclub di guida che organizza questa gara a Santomenna, che in realtà ha già ospitato in passato prove di enduro con i ragazzi della Mini Enduro. Siamo con le 125 e il pilota inquadrato è il numero 291, Antonio Luca Lant, con la sua TM 125 che si aggiudica la classe Mini Enduro 125, è seguito da Michele Piscitiello, numero 301, rispettivamente del motoclub Il Monello e di 100% Enduro. Per quanto riguarda la Mini 85, abbiamo il numero 303, Vincenzo Gonzales, motoclub SPS su Gas Gas 85, appunto. Eccolo il numero 303 che vince nella 85, seguito dal numero 309, Alessandro Fappiano. Eccolo, pilota del motoclub Il Monello su KTM, due tempi naturalmente. E poi voglio anche citare Leonardo Di Maria, numero 314, che purtroppo non ha concluso la gara qui nella Mini 85. E per quanto riguarda la Mini 65 abbiamo Francesco D'Alessandro con il numero 312, eccolo sulla Gas Gas 65. Unico partecipante in questa categoria 65, impegnato anche nella parte finale di questa cross test, che poi è la stessa naturalmente che hanno eseguito i piloti delle classi superiori, cioè delle classi enduro. Vediamo un'altra sequenza di Francesco D'Alessandro, appunto, per la classe Mini 65, sperando che si possa arricchire un po' di più, questa griglia, chiamiamola così, di partenza. Per quanto riguarda i piloti della classe sprint, abbiamo Andrea Lorenzo De Sia, numero 336, altro pilota che abbiamo in realtà conosciuto nel motocross, ma per farvi capire poi la poliedricità di piloti di motocross a sviluppare tecniche di guida anche per l'enduro. Seguito poi da Vincenzo De Sia, numero 337, eccolo in azione con la sua KTM 250, che si classifica al secondo posto nella sprint Campania. E qui ancora in un'altra sequenza, il numero 337, Vincenzo De Sia. Al terzo posto c'è Luca Carso, tabella numero 299 per il pilota del motoclub di guida. Del resto tutti e tre i piloti che abbiamo citato sono del motoclub di guida Voto. Eccolo in un'altra immagine raccolta oggi per noi, ve lo ricordo, da Gianni Di Maio. E poi ci sono i piloti delle categorie training, questa licenza nuova di FMI che consente di partecipare a gare ma non di andare a punti per il campionato regionale. Michele, anzi Carmine Senese, chiedo scusa, con il numero 185 vince la training due tempi su KTM 300, appunto due tempi. Carmine Senese del motoclub 100% Enduro Team, che vince in questa categoria. Al secondo posto c'è Walter Senese, numero 251, che tra poco vedremo in azione. Eccolo qui al secondo posto con la sua squadra nelle categorie training due tempi. Naturalmente la differenza con le licenze sta nel fatto che questi piloti possono partecipare a tutta la gara di enduro, come detto, senza però andare a punti per una classifica generale. Per quanto riguarda la training quattro tempi, ci arriviamo tra un attimo perché vediamo ancora Walter Senese in azione per la training due tempi. Dicevo, training quattro tempi, ecco qua Simone Di Lorenzo, numero 266, KTM 350 del motoclub Vulcano, che vince in questa categoria con 7 secondi di vantaggio rispetto a Domenico Difonso, numero 194, che vedremo tra un attimo in azione, pilota del team FBA Power Sports. Eccolo qui con la sua KTM 250, 4 tempi, numero 194, secondo nella classifica giornaliera della Training 4 tempi, qui anche alle prese con un doppiaggio della cross test, che avete visto ha offerto anche spunti in contropendenza, insomma una gara che comunque è piaciuta molto ai piloti, nonostante le difficoltà logistiche o comunque dovute al vento e per il problema dei tempi che poi sono stati messi a posto a fine giornata. In terza posizione c'è Mario Senese, numero 256, eccolo che sta per raggiungere alcuni
piloti davanti da doppiare nella cross test, il pilota del 100% Enduro Team, che appunto è terzo nella training 4 tempi. Ma voglio anche citare Fabio Di Lorenzo, Elbino Senese, Michele D'Ambro e poi via via tutti gli altri piloti che hanno formato la training 4 tempi. Passiamo poi ai piloti della training Campania che hanno fatto soltanto la gara della Enduro Sprint. Con il numero 335 c'è Leonardo Cox, eccolo il pilota del motoclub Vulcano, KTM 250 a 4 tempi, che vince in questa categoria Enduro Sprint Training, seguito da Donato Di Leo, numero 347, anch'egli su KTM 250 4 tempi. Lo vediamo in questo passaggio davanti alle camere di Gianni De Maio. E poi in terza posizione c'è Francesco Ursillo, numero 343, per la Yamaha 250 4 tempi, appunto del pilota del motoclub e Vulcano. Che il Vulcano, che come ho detto ampiamente organizzerà la prossima tappa, la terza a Galluccio. Guardate anche gli altri clip di questa seconda prova a Santomenna organizzata dal motoclub di Guida. All'altro con Simona, guardate.